Allora, innanzitutto Alternativa per Montevarchi è un laboratorio, vuole essere un grande laboratorio di idee eterogeneo che è composto da varie forze politiche. Ci siamo ovviamente io e la mia associazione di Alternativa Libera su Montevarchi, ci sono anche forze che fanno parte del variegato mondo della sinistra e del centro-sinistra, hanno raccolto questo appello Sì, Toscana Sinistra, SEL, Rifondazione Comunista, Possibile, forse me ne scordo anche qualcuna, ma sostanzialmente ci tengo a sottolineare che ci siamo seduti a un tavolo mettendo da parte i presupposti ideologici. Abbiamo scelto di avere un approccio, diciamo così, di problem solving, ovvero si analizzano i problemi della cittadinanza, si analizzano le possibili soluzioni e si studiano, si fa un raffronto di quelli che possono essere i pro e i contro di ogni soluzione e si sceglie quella che va verso il creare il benessere più diffuso, cioè quella che fa il bene della cittadinanza, della collettività. Qualcuno ci può vedere ovviamente qualcosa di ideologico in questo, non c'è niente di male, io ci vedo la volontà di alcune persone di mettersi al servizio della comunità. Quindi non è una mera operazione politica, ma è un'operazione sostanzialmente di cuore, di impegno, di testa, di persone che si mettono al servizio del proprio comune. Quali le priorità per Montevarchi? Come priorità ci siamo dati ovviamente di arginare questa continua crisi emergenziale di un sistema di governare il comune del territorio che riduce sempre i servizi dei cittadini, allontana le scelte dai cittadini e quindi prima di tutto ovviamente il problema dell'acqua, dei servizi come ad esempio il trasporto pubblico, la gestione dei rifiuti che come è fatto oggi porta per forza di cose a un aumento progressivo della tariffa e ovviamente anche a tutti una certa attenzione allo sviluppo del territorio e dell'ambiente, che guardate bene, però ci tengo a dirlo, non è una cosa ambientalista, o meglio non solo ambientalista. Io alla Camera dei Deputati lavoro proprio in questo settore e quotidianamente vengo in contatto con delle realtà imprenditoriali che potrebbero portare una vera svolta occupazionale e proprio di impresa, cioè proprio idee che vengono soprattutto da imprenditori giovani, che se decidiamo di investire nel nostro territorio e nel benessere e nella salute dei cittadini, possono portare ricchezza a Montevarchi. Noi ci immaginiamo una Montevarchi che sia un laboratorio, un incubatore di tutte queste idee. Sì, noi ci sentiamo, siamo andati questo nome perché ci sentiamo alternativi, come ho detto, a questo modo di gestire il comune, di gestire il territorio, per non parlare poi di gestire la nazione. Ovviamente però, come ho detto, se il dialogo parte dai temi, dalle esigenze della popolazione e dalle risposte politiche da dargli, siamo disposti a sederci al tavolo con tutti. Se si deve parlare per forza di posti in giunta, liste, candidati sindaco, non ci interessa, sono proprio presupposti sbagliati. Come dicevo io, il nostro impegno nasce proprio da un'esigenza di mettersi a disposizione della cittadinanza.